Hello, my name is Tanya and I'm your English teacher and welcome back to our Christmas book advent calendar. Look, what's the date today? Today is the 23rd of December 2020 and look, we are at the very end of our advent calendar. It's time to peel it off. Ready, set, go! Oh, wow, look! It's a gingerbread man biscuit. Yummy, yummy biscuit. Maybe you have already baked some Christmas biscuits, and it's a perfect time to stay at home and bake and have fun. So I'm so happy. Thank you. And now let's see what's in my Christmas present. Let's see. I don't know. There's a stable. Look, a stable. Then, cow. Can you see the cow? Mm. Donkey. E-ah, e-ah. And sheep. Bah, bah. Shepherds with their lambs. Bah, bah. Another shepherd. Oh, there are three. One, two, three shepherds. The star. Look. There's a star. I'll put the star on this table. And of course, there's Mary. Baby Jesus, mommy. I'll put her in the stable. And Joseph, baby Jesus, daddy, I'll put him in the nativity. Okay, everything is ready, but someone is missing. Who? I don't know, we'll see it tomorrow. And now it's time to see today's book. Oh, sorry. Wow, look at the star. And proprio in tema di spazio, di stella, di sogno, di magia. Ecco, siamo oggi qui a presentarvi un libro che riguarda lo spazio per i più piccolini, con tantissime finestrelle, cartonato, guardate un po', con tantissime alette, oltre 70, ha vinto Royal Society Young People's Book Prize. Guardate un po', che meraviglia. Questa è una serie Look Inside, e ce ne sono anche su altri temi, permettono proprio ai bambini di rispondere alle loro domande, alle loro curiosità. Guardate un po', vi faccio vedere cosa succede alla luna. Guardate, mezza luna e poi un quarto di luna, poi gli astronauti e poi ancora. Qui che cosa fanno gli astronauti? All'interno, guardate, si gioca, si suona e poi si fa anche ginnastica. E poi che altro? Vediamo un po'. Questa. E si mangia, ovviamente. C'è chi dorme e chi è al bagno. È molto, molto interessante. Guardate un po' come si veste l'astronauta sotto la sua uniforme. E ancora qui ci sono delle, guardate che bello, qui si vedono tutti i pianeti dello spazio, sempre naturalmente con tantissime alette, e qui
In questa eletta ci permette di capire la dimensione del Sole. Guardate quante terre vanno all'interno. E ancora, The Milky Way. I romani che furono i primi a osservare le stelle e dare dei nomi. E poi ancora tante domande, tantissime domande dei nostri bimbi, dei nostri giovani. E quindi, perché no, in questo penultimo giorno del nostro calendario, guardare un po' le stelle e sognare e conoscere anche un po' di più lo spazio e l'inglese, naturalmente. Spero che questo viaggio vi stia piacendo e vi do appuntamento domani per il nostro ultimo libro. See you tomorrow, ok? Bye bye!